C'est le deuxième rendez-vous du DR Show. Euh, oui, c'est là, c'est gratuit. Vous pouvez vous abonner. Euh, on est de nouveau ensemble. Vous avez découvert fin décembre la première du DR Show, qui était notre invité Julien Stéphan, Ça vous a plu d'ailleurs. Euh, on a vu les réactions plutôt positives. Alors on continue. Et vous savez que depuis qu'il est passé ici, Julien Stéphane, euh, je crois qu'il a gagné tous ses matchs. Alors Nice. On a contacté le club. Euh, je crois qu'à la fin de la saison, ils ont envie de terminer sur le podium. Alors ils se sont dit, on va aller dans le DR Show. Et Francesco Farioli est venu à Paris directement. Il est là. Bonsoir, Francesco. Bonsoir. bonsoir. Ça va Ça va, ça va bien. Merci beaucoup d'être venu à Paris avec nous. Dans un instant, on parlera italien. Parce que je crois que le français, ce n'est pas encore complètement maîtrisé. e con il francese ci stiamo lavorando <ride> e come ci lavori? professore? professore due uh -huh. volte a settimana in sì. orari un po' particolari perché passiamo tanto tempo al centro sportivo uh -huh. quindi la sera dopo cena due volte a, setti a settimana ci dedichiamo al francese quindi in progresso. Ok, ma a che livello siamo arrivati? È solo buongiorno e buonasera no, o no, qualcosa no, in più? Qualcosa qualcosina di più, qualcosina <ride> più, almeno due commenti sui giocatori in francese riesco a farli. Ah, eh, giustamente stavo pensando mentre lo dicevi, come fai a parlare con i giocatori per eh, trasmettere il messaggio? Eh, in inglese, poi abbiamo eh, un traduttore che, che mi aiuta, ovviamente, con i due o tre giocatori che fanno un pochino più di fatica con. Eh, eh, con l'inglese e eh, che poi anche nei colloqui individuali quando ovviamente un giocatore ha bisogno di esprimersi mm -hmm. e di raccontare magari cose un pochino più personali e un pochino più dettagliate e eh, abbiamo questo aiuto extra che è il traduttore e eh, però diciamo in, in media con, eh, con l'inglese riusciamo a comunicare molto bene si può fare ma diciamo che non è L'ideale è parlare con i giocatori in, in una lingua che non è la sua? Sì, questo, questo è chiaro. Così come è un pochino complicato, magari per me, anche parlare eh, in una lingua che non è la mia. Perché certo. chiaramente anche proprio per natura e per struttura della lingua l'inglese è un pochino meno preciso dell'italiano ad esempio eh, però la cosa bella dell'inglese è che soprattutto in campo è una lingua molto diretta e quindi eh, ci sono delle parole chiave che aiutano a riportare molto velocemente dei concetti e quindi ecco cioè, dobbiamo essere sempre bravi ad alternare queste cose ad avere eh, per dire nelle, ri nelle riunioni tecniche eh, a video il 90% delle cose le, le dico in inglese quando ci sono alcuni dettagli molto molto precisi. E visto che il traduttore parla mh, è anche è mezzo francese e mezzo italiano, quindi parla molto bene l'italiano, alcuni dettagli li cerco di trasmettere in italiano per, per cercare di entrare un pochino più dentro alle cose. E, e lui, in, que in quel caso, invece che tradurre dall'italiano all'inglese, ovviamente traduce dall'italiano al francese. Anche per i giocatori non deve essere facile. Diciamo che per dei giocatori che hanno esperienza, mm. che hanno giocato all'estero, che magari hanno scambiato con degli allenatori. In delle lingue un po' diverse, magari loro hanno più abitudini, ma là hai un gruppo che magari questa esperienza non ce l'ha. Come i primi rapporti? Come, come, come eh, erano? Beh, sicuramente è, è una fase di conoscenza, una mm. fase di, eh, come dire, di, di, di comprensione. di... Eh, di, di, di lavoro proprio per iniziare a mettere delle basi no? e quindi eh, la, la fortuna è che eh, come dire, il, il, in ambito calcistico poi eh, quando si parla di, di, un, di un certo tipo di, di argomento eh, comunque ci sono tante cose che ritornano, tante cose che si ripetono e con, e con il tempo si entra sempre di più dentro a queste cose, si capisce eh, da un'immagine associata ad una parola e eh, si capisce meglio quello che si vuole vuol definire e adesso sinceramente ho la sensazione che e alcune eh, riunioni tecniche le potrebbero fare loro in inglese perché eh, chiaramente ripeto le, le parole chiave i termini e, e i concetti e di giorno in giorno diventano più chiari e quindi c'è un, uno scoglio iniziale da superare ma passato quello poi è tutto molto facile e poi alla fine il calcio di oggi il calcio moderno è un calcio sempre più internazionale e giocatori che arrivano da da diverse, da diverse nazioni e eh, giocatori che vanno in diverse nazioni, quindi si deve essere pronti a quantomeno ad avere un inglese eh, che metta tutti in comune. Andiamo un po' indietro adesso, torniamo alla tua infanzia. Come è entrato il calcio nella tua vita? Il calcio è un, un po' per caso perché in, eh, in famiglia non ho nessuno che, che sia un grande appassionato. Ma dai, in Italia pensi. questa cosa è possibile. Per dire, mio papà non, ha, non è un grande amante del calcio, non sa so se la palla è tonda o quadrata, giusto per dare un po' ah, sì? il, il livello. E, e a me sinceramente la cosa che piaceva, io ho fatto il portiere da, da giocatore e avevo questa passione per buttarmi a terra, per tuffarmi a cercare la palla. E quindi è entrato così il, il calcio: è entrato probabilmente con qualche sbucciatura. No? <ride> e quindi Ma quindi è direttamente. A, nelle a scuola, con gli amici fuori? A scuola, così. Con gli amici fuori, giocando tanto, eh, è proprio il calcio di, di strada. e Ho iniziato ovviamente presto a fare il settore giovanile. E ho fatto insomma, il mio percorso di buon livello giovanile, poi ho fatto il, pass il passaggio nelle prime squadre purtroppo il mio livello da calciatore non era... Da piccolo si dice che quando uno fa il portiere perché non ha il livello per giocare in campo eh beh, eh. Nel mio caso è vero, e per, per <ride> me che non avevo ne, neppure il livello per giocare in porta quindi eh, ho avuto fortuna durante il percorso di trovare un allenatore che che a un certo punto mi ha detto la, la verità, eh, perché mi ha messo davanti alla cruda realtà delle cose e mi ha detto, guarda, secondo me hai... Una caratteristica importante, ma non è per fare il giocatore. Credo che tu possa dare un contributo di più facendo qualcosa di diverso. Ma sognavi di no. fare carriera? Qua? Quando giocavi, stiamo parlando di, di quanti anni avevi? 12, 13 anni, quando facevi il portiere così, sì, ho o ho anche fatto, più piccolo? Ho fatto, sì, ho fatto il portiere fino a, fino a, 21, e fino a 21 anni, e però a 19 ho iniziato a giocare e allenare. E però fino a 19 anni avevo il sogno di fare il calciatore professionista. A ah, fino a 19 anni ci credevi sì, sì, ancora? Fino alla sì, sì, sono un po' nelle mie illusioni, però ero eh, come dire, talmente tanto appassionato che eh, facevo, Beh, facevo fatica. Non è che vedi? sei tanto alto però Esat per fare il portiere. Esattamente, eh? quindi tra, tra le tante scelte sbagliate c'era <ride> la poca qualità e anche una, una struttura fisica. Che Vabbè, non... poca qualità, guarda, se fino a 19 anni ci credevi vuol dire che qualcosa c'avevi, no? Dentro. Eh. è una cosa che avevo un fuoco che avevo dentro e, però era soltanto quello e purtroppo nel calcio e nel calcio dei professionisti avere il fuoco non basta servono delle qualità serve talento fisico servono qualità fisiche e serve un talento che, che non, era, non era in me. E, e a scuola eri bravo, visto bravino, che dopo hai studiato, vuoi mi davo <ride> da fare, e mm -hmm. più, che, più che darmi da fare ero. Eh, come dire, uno in gamba a sopravvivere. Nel senso. Eh, io comunque fino a che ho giocato, soprattutto anche gli ultimi anni che allenavo e giocavo. I miei pomeriggi erano divisi, allenavo in tre società diverse perché chiaramente avevo iniziato a fare l'allenatore dei portieri, quindi davo una mano in una società, in un'altra e in un'altra ancora. Quindi la mia, la mia vita anche da studente universitario mh, tanta di, della strada l'ho fatta cioè ho fatto veramente tanta strada tanti chilometri eh, durante le mie giornate e eh, cioè, mi, mi sono sempre un pochino ecco, arrangiato nel, nel trovare soluzioni e eh, di solito registravo per dire alcune e lezioni che avrei dovuto fare nel giorno seguente e le ascoltavo in macchina tra un viaggio e l'altro e quindi portavo avanti gli studi universitari anche più piccolo dico da adolescente avevi questo carattere di voler dirigere le, la squadra anche nel ruolo del portiere dicevi sì. agli altri mettiti qua mi fai questo così. la cosa che, che mi è sempre piaciuta è il fatto di avere responsabilità di farsi eh. un po' carico no? di, di, queste, di queste di queste cose sono stato appunto da portiere chiaramente si ha anche per ruolo questa, uh, questa responsabilità e queste, questi doveri e sono sempre, quasi sempre stato capitano delle mie, delle mie squadre e, e poi l'altra cosa, ecco, mi sono sempre reputato abbastanza, come dire serio diciamo che anche fin da piccolo avevo già la testa abbastanza matura quindi sono sempre stato lontano da tutte quelle che potevano essere le tentazioni adolescenziali, sempre molto concentrato e capitava chiaramente a livello, come dire, giovanile amatoriale, dilettantistico magari di avere ogni tanto allenatori che uscivano dal lavoro un pochino più tardi quindi arrivavano al campo proprio all'ultimo minuto e io per dire, ero solito prendere il, il gruppo di, di ragazzi e iniziare a fare un po' qualcosa per far sì che quando arrivo L'allenatore e eh, ci trovasse pronti per iniziare l'allenamento e quindi ecco una cosa dopo l'altra è il motivo per cui mi ha detto: guarda, eh, da giocatore così e così, però credo che in questa cosa qua tu possa possa fare qualcosa. Chiaramente ci ho messo almeno un paio d'anni a digerire questa: come dire, ad abbandonare l'idea di fare il calciatore professionista e quindi ho iniziato un po' anche controvoglia il come dire, l'idea di, di spostarmi eh, a fare l'allenatore a tempo pieno. E, Ma e scusa, dopo, mentre hai iniziato a allenare, hai fatto l'università? Sì. Dopo, dopo l'esame di maturità sei entrato all'università? Esatto. Dove? A Firenze. A Firenze. E eh. là, hai è là che hai studiato filosofia ho e fatto, scienze ho, ho dello sport? Ho fatto filosofia per quattro eh, anni uh -huh. e poi dopo finita la filosofia ho iniziato scienze motorie che poi ho interrotto dopo un anno perché era veramente complicato. Giornate lunghe avevi, no? Sì, sì, sì. <ride> 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 Queste non me le sono mai fatte mancare. Un po' il, come dire, il, il filo rosso che accompagna, accompagna il mio percorso. Eh, però ripeto è quello che alla fine mi, come dire, mi fa sentire vivo, quello che mi dà energia, quello che mi piace. Eh, se c'è una cosa che ho sempre odiato è far scorrere il tempo senza eh, come dire, raccogliere qualcosa, senza se, soprattutto... Se se ti mi piace, mi piace mi gestire il tempo, si vede anche <coughs> nel campo, quando vediamo le tue squadre si vede che ti piace gestire il tempo e quello che fanno in tempo i tuoi giocatori. Penso che sia non, non la cosa principale, ma sicuramente una delle cose più importanti. E alla fine, se si vuole controllare quello che si fa, in qualche modo dobbiamo di cercare di diventare padroni di quello che facciamo. A volte ci si riesce un pochino meglio, altre volte un pochino meno, ma di sicuro l'obiettivo e la voglia è, è quello di, di poter incidere. Il tuo percorso è veramente intrigante, perché 19 anni inizia ad allenare. Eh, Parlavamo del tempo uh, che tu gestisci, ma le cose dopo sono andate in modo molto veloce, perché uh, te ne vai in, prima, inizi alleni i portieri al Fortis Juventus, a Lucchese, e dopo vai in Qatar. Esatto. <ride> è la stessa faccia che ho fatto anch'io quando ho ricevuto. A chi è venuto a chiamarti per il Qatar? Perché al Qatar vai, non per, vai uh, under 16? E con, con, sì, il settore giovanile under 16, under 17, con il, il percorso Aspire Academy con le nazionali giovanili. E nel 2014, quando ho ricevuto questa proposta, eh, sinceramente era come dire, un mondo un po' sconosciuto perché ancora non si parlava del mondiale, ancora non si sapevano tante cose. Eh, però ricevuta questa chiamata... La stiamo parlando di che, um, che anni più? 2014. O meno? 2014. 2014. che c'è stato il primo contatto e ho fatto... La si sapeva già però che il mondiale dove si, doveva svolgere? Sì. là, quindi... Che loro stavano sviluppando il calcio. Sì, cioè però che... chiaramente era ancora eh, come dire, così lontano mm. nel tempo che si sapeva che il mondiale sarebbe stato là, ma credo almeno in Italia se avessimo chiesto a 100 persone dove e, sta il Qatar. E tra... No esatto. <ride> e, e io ero, ero una di quelle oggettivamente. Mm -hmm. E quindi quando ho iniziato un po' a guardare e che, dove fosse, che cosa fosse, eccetera, eccetera, ci ho messo un pochino di tempo a. A capire dove sarei andato a finire e quindi ho avuto anche dei dubbi, sinceramente, sul, sul fatto se andare oppure no, perché comunque, eh, come hai detto tu prima, il mio percorso è stato anche molto veloce: perché a 21 anni ho iniziato, ho fatto il passaggio con i grandi ad allenare eh, una, una prima squadra in quinta divisione, quarta divisione, terza divisione, quindi in tre anni ho, ho fatto diciamo tre scalini. E, e paradossalmente il fatto di andare in Qatar, agli occhi miei, risultava un po' come. A, a, quantomeno a, in prima battuta sembrava un po' come interrompere questa, questa scalata, e, però dopo i primi due colloqui, dopo essere stato là a visitare eh, questo centro e a, visitare, eh, e a conoscere un pochino le persone che ne facevano parte, ho pensato che fosse un'opportunità per me irrinunciabile perché, ehm, come dire, quando ho iniziato poi ad allenare e chiaramente quando si iniziano a scalare gli scalini così come non avevo fatto da calciatore avevo iniziato invece a fare da, 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 da tecnico da collaboratore, da allenatore dei portieri e chiaramente il sogno della Serie A è, era lì in qualche modo no? e ah c'è stato subito questo sogno non c'è stato per esempio stavi in Qatar magari potevi no, no. dire alleno la nazionale del Qatar no, no, perché dico, ci sta il mondiale nel, nel, nella mia... anche se era un po' lontano sì sì no ma dico nella mia progressione in Italia avendo fatto quinta, quarta, terza divisione e il, il, il pensare di poter fare serie B, serie A era una cosa che come dire mi si stava un pochino materiali materializzando davanti agli occhi. E la serie A diciamo, era un po' un sogno. Un sogno, no? Era un sogno. Era un Però, se tu dici che una storia di gusto, quando hai iniziato la tua carriera, che stavi in Qatar, eh, il contatto che hai avuto con gli allenatori, sognavi della serie A, eh, non sei entrato in contatto con Allegri ma con De Serbi. Quindi vuol dire che già avevi delle idee del calcio che Beh, ti portavano a una strada. Chiaro. Come che... si è fatto questo rapporto, come eh, si è creato eh, questo eh, rapporto tra eh, te eh, tu e ed lui? Ed è per questo che dico che poi alla fine le strade come dire, ti portano verso, la, la tua, eh, verso quella che è la tua inclinazione. Io eh, come dire, ho avuto la fortuna e l'opportunità di, di ricevere la chiamata di, di Mr. De Zervi perché nell'anno in cui... E lavoravo alla Lucchese e abbiamo giocato eh, in Coppa Italia contro. E, e chiaramente nelle serie inferiori ci sono tante cose da fare. Se uno ha voglia di fare, ci sono tante cose da fare perché gli staff sono più ridotti. E, e a quel tempo lì il mio ruolo era sia allenatore dei portieri, ma facevo un pochino il video il, anche un po' il video analista, uh -huh. e, insomma, facevo più di una cosa. E nel mettere insieme l'analisi de la, del, del Foggia, che era la squadra che Mr. Zerbi allenava, quindi lui allenava il Foggia, allenava il Foggia. tu io ero il, 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 allenatore il, dei il, portieri il, della Lucchese. Del portiere della de, Lucchese, de e vi incontrate in Coppa? E giochiamo contro in Coppa anche perché eravamo in campionato in due gironi diversi: noi girone A, loro girone C. Mm -hmm. E giochiamo contro in Coppa. una partita... Facciamo una bellissima partita, tutte e due le squadre andiamo fuori. Loro vanno, vanno avanti negli ultimi minuti. E, e però io ero rimasto, come dire, affascinato da questa squadra che faceva delle cose. però tu lui già lo conoscevi, mh, o no? Conoscevo, non lo conosce con, conoscevo lui giocatore e ho conosciuto lui allenatore. Preparando la partita, quindi ho scoperto, come dire, il, o meglio, mi sono innamorato del suo calcio vedendo quattro partite, cinque partite per preparare quella partita. E a quel tempo scrivevo per un blog eh, per Y Scout, eh, che è un, una piattaforma. E a quel tempo, tra le tante, nei, nei pochi minuti liberi che avevo, cercavo di riempire il tempo scrivendo anche qualche, <ride> qualche articolo eh, su appunto su questa su Y Scout, su questo blog. E di solito analizzavo le. Manchester City, Barcellona, insomma le, le squadre che giocavano la Champions. E però dopo, dopo aver giocato contro di loro pensai che questa squadra meritasse mm -hmm. un'analisi un pochino più approfondita perché veramente facevano cose diverse rispetto a, a, a quello che si vedeva in giro, quantomeno quello che vedevamo nella nostra categoria. E quindi scrissi Il questo Foggia dico. ha sempre avuto questi allenatori un po' fuori un, categoria, un po', un perché po mi Zeman. ricordo il Foggia di Zeman. Esatto, esatto, c'è una, cioè una tradizione particolare di allenatori. Mm -hmm. E, e quindi niente, feci questo, questo articolo, e due settimane dopo, due o tre settimane dopo, ricevetti un messaggio dal suo preparatore atletico che diceva che il mister aveva visto questo, questo articolo, che era rimasto entusiasta dei dettagli in alcune cose che addirittura eh, era andato un pochino più in là rispetto a quella che era la loro discussione. E lui, e lui è... questo articolo lo vede così, coincidenza? Sì, sì, quando poi dopo chiaramente pubblicato su, sul, sul sito, è mm -hmm. una condivisione, come sì. è come la, la rete. No, è ma non tutti va... gli allenatori no, su, no, no, no. sanno sì, quello chiaro, che succede, in chi insomma. scrive, chi fa, esatto. così dimostra una certa curiosità esatto, questo tantissimo sì. e, e niente, quindi eh, ricevo questo messaggio e poi da lì niente, niente di più perché chiaramente io stavo lavorando nel, come dire eh, in quel momento lì ero già in Qatar eh, però ecco insomma erano cose che veramente erano successe qualche, qualche mese prima e lui eh, finisce la stagione a Foggia fanno, fanno molto bene e, e l'anno seguente quando poi dopo eh, riceve l'opportunità di, di costruirsi tutto il suo staff a Benevento e quindi di poter portare in ogni ruolo Ti una, una sua persona. Riceve questa messaggio sorpresa. un venerdì mattina È e la tua vita inizia. <ride> eh, riparte. Eh. Ma scusa, quando studiavi mh, questa preparazione di cui parlavi del Foggia, Cosa ti colpisce di, que di quello che fa, di quello che propone in campo? Beh, eh, adesso, insomma, è per dire parlare di calcio posizionale nel 2024 è abbastanza comune, nel 2015 in Italia, 2014-2015 in Italia era un pochino particolare, una squadra mm -hmm. che occupava certe posizioni, i giocatori tra le linee. E, insomma c'erano tanti dettagli e tante cose che le si vedevano un po' nel calcio spagnolo, in parte nel campionato portoghese. E, e qui insomma aveva questa come dire eh, chi altro faceva queste cose beh insomma il, eh, viene da dire che il, uno dei maestri è sicuramente guardiola mm -hmm. di, di, di questa di questa idea eh, Insomma, cito lui per, per non dimenticarne altri, ma sicuramente. insomma Ma concretamente caso... di che si tratta? Dei movimenti dei giocatori Certi che fanno delle cose fuori del ruolo che dovrebbero avere? Eh, o, o dentro il ruolo, cioè, diciamo la, la loro posizione in campo, occupare certe zone eh, con, una, come dire, con un concetto che non è soltanto di, eh, come dire, di ricevere la palla, ma è di creare uno squilibrio nel, eh, nella struttura avversaria. e come dire questo, ma questo richiede intelligenza dei è, giocatori e pensiero collettivo perché alla fine a volte la mia posizione in campo non è per quello che non, non è per me per ricevere la palla ma è per creare un, un, uno spazio per un altro giocatore quindi si iniziano a creare delle connessioni tra due tre quattro cinque e poi chiaramente in un'idea eh, come, come immagine finale è una squadra che abbia la forza di pensare nello stesso momento la stessa cosa e quindi 11 giocatori che riescono a creare un'armonia di movimento e, di, e, e una simbiosi che poi chiaramente nel barcellona di Guardiola ma questo ne parlava già sacchi all'epoca di, que di questi sì, movimenti è, e infatti credo che insomma le, le squadre che poi hanno cambiato la storia del calcio siano il milan di sacchi che prevalentemente era un'idea difensiva, quindi il riuscire a pensare collettivamente dove difendere, difendere l'altezza nel difendere, campo, e di quindi difendere. quelli che sono anche i riferimenti da utilizzare, no? quindi avere una, una capacità di dividere lo spazio, eh, di avere una lettura collettiva in base alla posizione della palla, alla posizione dei compagni e per ultimo poi alla posizione degli avversari. Quindi il Milan di Sacchi è stato sicuramente una delle squadre che ha cambiato la storia del calcio e questo avviene di solito ogni 15-20 anni, no? squadre che cambiano, che cambiano la storia del calcio e l'altra è sicuramente insomma in tempi recenti, penso il Barcellona di Guardiola fosse una di quelle squadre che ha cambiato, che ha vinto tanto, ma che ha anche cambiato il modo di pensare. Ci sono tante strade per raggiungere un risultato, ci sono tanti, tanti modi di pensare. No, che questo magari si deve rispettare, eh, sì, però questo... dopo abbiamo diritto a apprezzare più o meno il lavoro di un allenatore, no? S sì, e chiaramente e, e, il, la mia ultima tesi che ho fatto eh, adesso con il corso UEFA Pro, eh, il, titolo è, eh, il titolo che ho dato è Il calcio è una questione di gusto, e, il calcio come volontà e rappresentazione. E alla fine penso che la cosa bella di questo lavoro sia che eh, è un lavoro secondo me molto creativo, è un lavoro che ci dà l'opportunità di esprimerci per quello che siamo, per quello in cui crediamo. E, e questo penso che sia la cosa più bella del fatto di poter essere allenatori perché tu comunque hai l'opportunità di, di trasmettere, di influenzare e di far passare una grande parte di te ai tuoi ragazzi ah, questo vuol dire, capisco bene che ci sono diverse strade mille questo strade questo sì, però non vuol dire che il dibattito non esiste tra quello che ci piace e quello no. che ci piace di meno visto che giustamente tu hai parlato di di gusto, di rappresentazione e dell'idea che ci facciamo del gioco e del calcio certo. e di come arrivare a un risultato. Quindi il dibattito esiste, è sempre esistito nel calcio, anche in Italia, soprattutto sì, in Italia. Tantissimo. E noi, tra l'altro, io, nel, nell'esperienza che abbiamo fatto con che ho fatto con, con Mr. De, De Zerbi, siamo stati eh, come dire, al centro di questa eh, no, polemica, ma di questa diatriba no? tra giochisti e risultati. Certo. La verità è che tutti vogliamo vincere, perché chi, chi, dal bambino di 5 anni che gioca 2 contro 2 o 3 contro 3 con i suoi amici, l'obiettivo è, è vincere. Ed è, ed è così per tutti. Cioè, questo è, è, credo che sia in assoluto la cosa che più accomuna tutti gli allenatori di tutte le categorie di tutto il mondo. Poi chiaramente le strade sono, sono mille, in Italia siamo soliti dire che tutte le strade portano a Roma, no? <ride> e questo è un, po', è un po' lo stesso discorso, in, tut, in tutti i modi si vince, in tutti i modi si può vincere e in tutti i modi si può, si può perdere. Alla fine ognuno di noi... Come, come allenatori abbiamo l'opportunità di scegliere una strada, l'opportunità di perseguire una strada e durante il percorso in certi versi anche modificare la propria strada, perché le esperienze ti segnano, perché le esperienze insegnano alcune cose e, però ecco, credo che poi la, la cosa più importante è, rima è, è rimanere fedeli a, a quello che noi siamo e questo è, dic diciamo in quello che è, per dire, il mio modo di, di interpretare quello che facciamo, penso che se c'è una cosa sulla quale credo di essere rimasto fedele è sul fatto di, di riuscire a trasmettere soltanto quello in cui credo. Quindi tu le tue idee eh, si cominciano a costruire quando incontri De Zerbi, che vedi la sua squadra, lavorate insieme. <coughs> e lui come lo vedi? Come un professore per te o già tu avevi delle idee vi, che sono, no. si, si sono incontrate con le sue? E che avete fatto, il, eh... Allora il diciamo Il motivo per il quale ci siamo incontrati è perché, chiaramente, come abbiamo detto prima, probabilmente eh, ha percepito che avessi, potesse avere un, un modo di intendere il calcio che poteva essere simile al suo. E quando si sì. costruisce uno staff, alla fine è quello. Questi eh sì, tutti si... devono avere la stessa idea. Sì. Di sicuro tutti devono portare un contributo. Per dire, nel mio staff eh, mi piace avere anche persone che hanno una prospettiva un po' diversa perché alla fine si cresce soltanto quando c'è un contraddittorio, cioè quando si ha anche la forza di me. che senso? Questo vuol dire che a Nizza, adesso, nel, nel tuo staff, no, hai ma, ma, gente ma, ma ma no, delle gente che magari hanno delle visioni un no, po' diverse. No, nel, nel mio nel mio, quando ho costruito il mio staff eh, per, per iniziare in Turchia, eh, all'inizio ho messo persone che avessero insieme una caratteristica. Che era la capacità, di aver la, la capacità e la voglia di pensare e di continuare a farsi delle domande. Questo per me è il, è il, è il punto di partenza. Poi, chiaramente, quando si inizia a lavorare eh, con persone, il punto zero, quando ci si siede intorno ad un tavolo e si inizia a discutere. E per quanto poi si possano avere anche delle, dei punti in comune, ci sono sempre delle differenze perché l'attenzione va su una cosa piuttosto che un'altra, perché la percezione o l'educazione che si è ricevuta, quindi gli insegnamenti che abbiamo ricevuto, ci portano a vedere delle cose in un certo modo, e in realtà poi dopo quello che fa la differenza è quello che, ripeto, ho cercato di mettere insieme nel mio gruppo di lavoro e di fatto un po' è quello che è successo anche quando abbiamo iniziato. Eh, il primo anno nel, nello staff del Mr. De Zerbi, chiaramente tanti, per dire io, il video analista lo, lo chiami eh, Mr. De Zerbi? Cioè, che eh, traduce una specie di, di, di rispetto? Assolutamente, che hai, sì. assolutamente chiaramente per me l'esperienza le, 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 che insomma i, i tre anni che abbiamo fatto insieme sono stati tre anni eh, veramente di ore e ore <ride> vissute insieme, di, di momenti forti, di grandi emozioni, ma chiaramente il rispetto per una persona, è, come dire, che mi ha dato un'opportunità enorme, c'è cioè, sempre e ci sarà sempre. Quindi avete lavorato insieme quel tempo là, quindi Benevento e Sassuolo e dopo, se continuiamo il tuo percorso un po' intrigante, eh, vai in Turchia. Potevi anche un po' continuare con lui o trovare una squadra in Serie B o in Serie A in Italia, come, come si è fatta questa cosa? No, allora sul, sul continuare con lui, da parte mia, cioè, io non avrei voluto lavorare con nessun altro allenatore che non fosse lui, eh, mh, avessi ricevuto la chiamata dal, da uno dei più grandi di quel momento e eh, io avrei lavorato, perché io, eh, eh, questo insomma è una cosa che... Come dire, mi vanto, io ho lavorato con il mio Guardiola perché per me, ripeto, il, la, stima che ho, la stima che ho di lui mh, per, la sua, per il suo modo di vedere il calcio e di rispettare il calcio perché poi, dopo, alla fine si può vedere il calcio in tanti modi, ma il calcio va rispettato e lui ha questa grande eh, come dire, eh, dedizione verso la sua professione, che è un, è un rispetto totale, una, un amore totale per quello che fa. Tu e lo vedi? Io. Per ora sta in Inghilterra, Brighton, tu lo vedi senza limiti? Che vuol dire Sen senza limiti? Nel, nella più grande squadra del mondo. Tu dici che a un certo punto arriveranno le grandi società che lo chiamano, gli dicono ah, vieni. 100%. E infatti la mia grande come dire il la nazionale, no? Sarà sarà, no? sarà, sarà, sarà. <ride> Vabbè, adesso la nazionale italiana è, è, ben, è ben protetta da, da Mr. Spalletti, che è un, allenatore, un altro allenatore strepitoso. E, e però, ripeto, con la, la mia, tornando al discorso della Turchia, mm -hmm. e il, io nel momento in cui ho deciso di, di provare a camminare con le mie gambe è stata una scelta a metà tra il coraggioso e l'incosciente perché oggi posso dire che sono stato coraggioso in quel tempo tanti miei amici mi hanno detto che ero un pazzo perché io, io sapevo, sapevo e so che ripeto pazzo perché? perché la Turchia? No, perché, perché una la piccola squadra? No, perché sconosciuta? Per, per, perché, perché? perché? perché decidere di separarsi da un allenatore che per me con zero dubbi sarebbe stato eh, non è che puoi fare il numero due tutta la tua vita a un certo punto beh, Diciamo che insomma. Avevo, avevi questa voglia a, di essere sì, il numero uno? Per, no? però avevo insomma anche da, dalla, parte, dalla parte mia avevo anche potenzialmente il tempo di poter aspettare e fare 5, 6, 7, 8 anni di percorso. Ah sì? Beh sì. Sono perché, tanti, no? Sì, ma insomma, alla fine, se uno ha voglia, di, come dire, ci sono tanti allenatori dei portieri che nascono allenatori dei portieri e fanno tutto il loro percorso come allenatori dei portieri. cioè io ne, nel mio ruolo. Sì, ma da quello che ho capito, avevi già da giovane altre intenzioni no no in realtà no perché tante cose e questa forse è l'unica cosa sulla quale come dire ogni tanto mi, mi stupisco di me stesso e come detto prima mi piace durante il percorso e eh, sono sempre aperto a come dire ad analizzarmi a capire quello che sto facendo se veramente mi piace o se no ma quello che volevo dire è che eh, tutto sembra sempre andare in modo molto veloce con te, che non potevo immaginarti cinque anni con De Servi a fare il numero due. Ma non ero neppure il numero due, ero... ero sì, quello, però, insomma, no, il hai è... capito quello sì, volevo sì, sì, dire, chiaro, che volevo dire, sembra che va sempre tutto... Allora, come, ripeto, mi piace, mi piace eh, non perdere tempo, questo sì, è, è, una, è una cosa che sicuramente è un tratto del mio carattere però ripeto, il fatto di durante il percorso di aver, di aver avuto questa voglia di cambiare è stata una cosa che, come dire, è cresciuta in maniera abbastanza veloce. Piano piano, un pochino in Qatar, avevo iniziato a spostare un pochino l'attenzione su, su altri aspetti del gioco, con il Mister questa cosa qua si è, come dire, per certi versi allargata e ho avuto tanto spazio nel suo, nel suo gruppo di lavoro, tante responsabilità, fino a che poi, diciamo, la mia è stata una curiosità di provare. Io, sinceramente, quando sono partito, e avevo più dubbi che certezze perché chiaramente, tra fare il collaboratore che porta idee e mette sul tavolo eh, è un conto, poi dopo decidere se applicarle, quando è il momento, chi far giocare e chi non far giocare, è tutta un'altra eh, un sì. storia. E, e la mia curiosità era. Si tratta anche di psicologia. Eh, anche di questo. <ride> il rapporto la, con la, i la, giocatori, la, le la scelte. Cos la cosa la, la, la vera, Il vero punto come dire, che mi ha sbloccato, che mi ha fatto muovere verso l'idea di, di fare l'allenatore e di, di provare a fare eh, l'allenatore, è stata questa perché ero un, un pozzo di idee, continuamente tutti i giorni a bussare alla porta, mister, perché non proviamo, perché non facciamo, e però chiaramente la, eh, avevo sempre dall'altra parte la... Eh, L'opportunità e eh, 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 la conoscenza anche di, di sapere che davanti a me avevo una, una persona che stimavo così tanto che se l'idea che avevo proposto era una cosa che forse non funzionava, eh, eh, lui sapeva quando, quando dire no e invece quando dire sì. E allo stesso tempo avevo la curiosità di capire se, questa, come dire, spirito di iniziativa poi eh, lo avrei avuto allo stesso modo anche lavorando da solo ed essendo poi quello che la sera andando a casa, avrebbe dovuto decidere, ok domani facciamo questo, proviamo a far fare questo alla squadra oppure no. E quindi ecco la mia curiosità era veramente nel misurarmi la febbre rispetto al coraggio di proporre delle cose. Secondo me è una cosa molto difficile fare capire eh, il gioco che tu vuoi, mh, vuoi concretizzare in campo, hai dei giocatori che non hanno la tua cultura, che non parlano la tua lingua, e allora là torniamo alla Turchia, tu arrivi in una squadra piccola, sconosciuto, all'Iana Sport, eh, in Turchia li conosciamo le grandi squadre, tu arrivi eh, dei giocatori che non conosci e cominciano a parlare di te, gli osservatori là, la gente e diciamo, quello che si dice su di te è che la squadra gioca bene, anche se i risultati sono buoni ma non... Non siamo nelle serie di vittorie successive ci sono delle sconfitte, cioè, ma è un bilancio normale. Però, tutti parlano bene del tuo gioco subito. E se si vede la giocare la tua squadra, non ti dico che ho visto tutte le partite della tua squadra in Turchia, ma un po' di fase del gioco li ho visti. Eh, arrivare a mettere in campo questo. Cioè, qui si dice che ci vuole tanto tempo. Tu l'hai fatto in poco tempo? Beh, allora, eh, sul questo è chiaramente. Non è, non è mai solo merito di chi propone le idee perché alla fine uno può avere le idee migliori del mondo ma, ma guarda, farsi capire non è facile si tratta di comunicazione più che di, più che di far capire è di far credere ah. eh, perché capire secondo me non è difficile perché credo che nella modalità nella quale spieghiamo le cose credo che ci sia una, una sua logica abbastanza, abbastanza chiara tra capire e credere eh, è un salto di fede e, e, e la fede è, come dire, è qualcosa che non si insegna, è qualcosa che come dire, è, o ti scatta dentro o non ti scatta dentro, e questa è la cosa, penso. Per ogni allenatore, mm. la, la, il vero punto di domanda per ogni allenatore è questo: il, il riuscire a far credere. Perché credo che ogni allenatore, eh, a tutti i livelli, eh, cioè quando si mette giù a, a, a preparare un allenamento, a, a raccontare come vorrebbe far giocare la squadra nella sua testa, a grande ordine, e sicuramente a, come dire. Un percorso che si immagina, di, si immagina e che quindi poi cerca di trasmettere. E a volte si, si può essere i più bravi comunicatori, ma avere la sfortuna di trovare un pochino di resistenza, e in quei momenti chiaramente c'è da non, come dire, da non eh, demordere, c'è da continuare, c'è da, da trovare a volte altre strade, a no? fare dei giri un pochino più larghi per arrivare. E poi ripeto l'altra cosa, ed è poi quello che secondo me differenzia le squadre che riescono a fare dei percorsi straordinari e squadre magari a volte con valori più alti e con più esperienze eccetera eccetera che magari fanno un pochino più di fatica e per me il, come dire, il valore che fa che differenzia è, è la fede in quello cui, in cui si fa e la credenza in quello in cui si fa le cose. Quando la gente comincia a vedere il tuo gioco in Turchia si comincia a parlare di Bielsa, suppongo che ti fa piacere quando si fanno questi commenti? Sai, ho visto anche una foto, eh, Comerciano, sì, sei sì, sì. in davanti. Fila. <ride> in prima fila, hai fatto bene essere in prima fila con Bielsa che era venuto a fare anche una conferenza a sì, Comerciano, una lezione. Comerciano, sei lo Clairefontaine in Italia. No, allora, sì, Quindi gli... sì, in Turchia diceva, la gente vede, io... T'ho detto, non ho visto le partite, invece ho visto delle fasi di gioco della tua squadra. Que quello che colpisce di più, eh, secondo me, è, sono come dicevamo prima, la gestione del tempo, i passaggi, il movimento della tua squadra più che la velocità che l'intensità. Sì, allora, è un pochino tutto perché eh, diciamo, in quello che pare è... che il giocatore prenda il suo tempo, che gestisse già emozionalmente quello che fa, mm -hmm. sì. come se come se il giocatore rimane calmo, ma anche quando vedo il Nizza si vede il giocatore come se tu gli dici fai con calma, pensa prima a quello che devi fare. Allora, sul fatto di pensare, adesso siamo la velocità del gioco... E infatti perché siamo in un'epoca in cui il calcio è sempre tutto veloce, con alta intensità. E, e, e adesso il giocatore non ha più tempo di pensare. <ride> e noi quello che, che cerchiamo, a volte ci riusciamo, a volte no, è di portare i giocatori ad un livello diverso di, come dire, nella capacità di fare le cose, perché se si fa dopo aver pensato ti hanno portato via la palla. Eh. E quello che cerchiamo di stimolare è di lavorare un pochino più sulla parte de dell'inconscio, no? quindi di automatizzare alcune, alcune, alcuni comportamenti, di automatizzare alcune abitudini e questo poi è quello che dà la quello che si chiama velocità di pensiero o velocità mm -hmm. ancora meglio di esecuzione. E perché chiaramente poi insomma, le, nel calcio di oggi con la tanta analisi, il tanto studio che c'è e la grande fisicità che di giorno in giorno aumenta nel calcio, e tempo per pensare non ce n'è più. Tempo che hai pensato ti hanno portato via la palla. E quello che cerchiamo di fare è, di fatto è un come dire, è, non è soltanto quello che vogliamo fare noi, ma è quello che l'avversario poi al, di fatto ci concede, perché ci sono partite, noi chiaramente ci prepariamo, nel, diciamo nella, nel periodo di preparazione ci prepariamo a tanti scenari diversi di partita, chiaramente in, eh, quando poi entriamo nel periodo di competizione, di campionato, eccetera, eccetera, è più o meno sai sai come la squadra avversaria si può comportare perché chiaramente guardiamo tante partite e perché le, cerchiamo di analizzarle di, di, di capire come le squadre si comportano quelle che sono come dire le contrapposizioni che gli allenatori possono, possono prendere e questo ne parli tanti, con, tanto con i tuoi giocatori la squadra che dobbiamo incontrare fa così beh, si muove sì. così perché si dice che i giocatori eh, attuale non è che si concentrano tanto Beh, no, sui messaggi su noi, video noi, noi passiamo passiamo tanto tempo in sala video ripeto. e l'accettano ma se, se la, si se, può se, no? se, perché se, sento sempre che noi <ride> i giocatori no. di oggi non no lo vogliono fare di, dipende Beh, io ripeto per quelle che sono le se, se guardiamo soltanto il calcio secondo me chiudiamo un pochino la, la, la nostra chiaramente nel calcio ci sono delle abitudini e che sono dei luoghi comuni, che sono delle tradizioni che ci tramandiamo perché da calciatore abbiamo fatto, eccetera, eccetera, le esperienze che abbiamo vissuto. E negli altri sport, se uno pensa a quanto studio c'è nel football americano, nel basket, le ore e il numero di informazioni che i giocatori ricevono è incredibile. Nel rugby, e, e, no, e noi come. Tecnici che si muovono nel presente, che ovviamente insomma cercano di fare anche qualche passo nel futuro, ah. sì, questo è vero, che nel calcio sembra che si lavora di meno. Eh, eh, è una cosa anche un... a livello fisico, si, si allena di meno, si allora, lavora eh, di meno è, anche è, è in uno, teoria. È uno, è uno sport diverso, perché chiaramente, rispetto a, al basket, ha delle componenti fisiche diverse. E io penso che come dire, lo sforzo de, di una partita di calcio per lo sforzo fisico e per lo sforzo. E cognitivo sia uno sforzo molto elevato perché chiaramente è uno sport e rispetto ad altri sport beh sì perché comunque è uno sport che soltanto il fatto che ci siano delle corse molto lunghe ma anche corse molto brevi cambi di direzioni continui contatti che si possono ricevere su tutto il corpo eh, insomma ha un suo carico no? che poi va sul basso questo sul suppongo trattore. ci sono dei studi che confermano sì, sì, no, è, no? è, è uno sport molto specifico in, in, questo, in questo aspetto qua chiaramente rispetto ad altri sport e C'è un po', come dire, si, si lavora un pochino meno fuori dal campo. Questo credo che mm. sia una cosa. E secondo me c'è un grande margine da, da esplorare, va in quella direzione lì. E chiaramente passa dal cambiare abitudini, dal, eh, dal riconoscere il beneficio, perché poi dopo alla fine, come in tutte le cose, si deve riconoscere che lo sforzo in più che viene richiesto ci dà, ci dà un beneficio e che non sia soltanto come dire, uno sforzo fino a se stesso. E, e poi si ritorna lì credere. Perché, se non si crede in quello che si fa, uno può fare le più belle riunioni video, ma diventano eh, come, dire, come guardare una serie di Netflix, di netflix quindi rimane tempo che ti, che ti scorre addosso. Um, le statistiche, la data: è una cosa importante per te l'avevi? Eh, perché in Turchia, per esempio, non eri primo in classifica, però, di tutte le classifiche statistiche, la tua squadra era sempre alta in possesso uh. di palla insomma. Tutte le altre cose uscivi sempre quasi per primo. Sì, allora sono, sono importanti perché comunque anche se non dicono sempre il risultato, però. Esatto, allora, i, da i dati, il problema dei dati è che ogni tanto eh, li vogliamo leggere per come ci fanno comodo, no? E, e invece quello che cerchiamo di fare, e ripeto, è, un, è una cosa che ci costa tanta fatica, è cercare di leggere i dati per come non li vogliamo leggere, o meglio, per leggerli nelle cose che ci fanno male da ascoltare, che però diventano come dire, un, dato, un dato oggettivo. Faccio un esempio di questi giorni, e siamo stati per 5-6 mesi una squadra molto solida difensivamente e ovunque insomma, si leggeva di questa difesa dell'inizio che concedeva pochissimo, nell'ultima partita abbiamo concesso qualcosa di più. E, e, e i dati te lo raccontano chiaramente. E ci sono state partite nelle quali abbiamo concesso un tiro alla squadra avversaria nelle ultime due o tre partite. Ma questo perché? Perché noi avevamo nella nostra trasmissione. L'afftera avevamo i dibattiti su questa cosa. E i tuoi avvocati, Iohan Crochet. Thibault Lepla, eh, io ero un po' più impaziente dicevo: Ma quando è che si vede quello che mi, di cui mi parlate, sempre: il farioli ball no, sì, che esiste. No. In, che momento, in, in che momento lo vedremo? E loro dicevano lasciali un po' di tempo che per ora sta lavorando già sul settore difensivo e le, le cifre, le, le statistiche eh, dicevano nelle prime partite del Nizza ah. che in effetti era abbastanza notevole il fatto che concedevi pochissimo, la tua squadra concedeva yeah. pochissimo i passaggi offensivi ah. dell'altra squadra nei tuoi 30 ultimi metri. Pare che era tutto sì, sì. Che, Beh, che non si poteva ci, succedere ci sono, niente. Ci sono due chiavi rispetto a questo, e non perché avessimo fatto tanto lavoro difensivo in più, ma tanta della nostra fase difensiva, e, e so che può suonare un, un po' strano, ma avviene quando abbiamo la palla noi. Perché chiaramente nel momento in cui c'è cioè il calcio non lo possiamo come dire, dividere per fasi di gioco perché non è che tutte le volte che uno ha la palla quando poi la palla va agli avversari c'è l'opportunità di risistemarsi e di iniziare a difendere e quindi quando si ha la palla si devono creare delle condizioni affinché nel momento in cui perdi la palla tu possa riconquistarla velocemente e soprattutto non, tu, eh, non ci si esponga a delle situazioni che soprattutto in un campionato come quello francese di grande fisicità di grande velocità da parte dei giocatori offensivi e chiaramente c'è bisogno di trovare un pochino di, di equilibrio. Di Questo a... non è un problema per te il fatto che la Liga 1 è molto fisica rispetto beh, alla Liga beh, per esempio? La la, nost la nostra, cioè, io prima di venire qua ho il campionato francese ovviamente lo conoscevo meno di quello che lo conosco adesso, eh, però avevo visto tante partite. Era un campionato che comunque avevo seguito sia per i giocatori eh, cercando, facendo scouting, ma anche poi guardando partite eh, di, di, di questo campionato. e Chiaramente, e, e anche lì, guardando un pochino i dati, eh, insomma, quello che di, il, il trend è un campionato che tanti gol arrivavano da, da transizioni. E quindi, eh sì, è il gioco che va di moda. Perfetto, e quindi <ride> eh, arrivando qua da, da un campionato diverso, comunque con un'esperienza di un campionato come quello turco, che anche lì abbiamo... Come giocano in Turchia? Beh, dipende, ci sono tanti allenatori stranieri, quindi anche lì ci sono tante influenze diverse, però è un campionato nella quale sicuramente una cosa non manca, che è la qualità dei giocatori offensivi, la fisicità dei giocatori offensivi. E quindi... Sì, perché per giocare con te, giocatore deve essere tecnicamente bravo sì, eh. però anche, anche il che in liga non è sempre il caso non è conosciuto come un campionato dove il lato tecnico no, è messo però, in avanti però, eh. però ci sono io, almeno da quella che è la mia esperienza di queste 20 partite in Francia ci sono anche tanti giocatori che hanno un tasso tecnico importante, poi magari lo sfruttano meno di quello che potrebbero sì, ma ci sono tanti giocatori che hanno un dominio della palla importante, che si fanno dare la palla eh, anche in situazioni come dire, di, di spazio stretto, e quindi penso che sia un campionato che ha, eh, che ha, che ha dei, valori, dei valori alti. E, però, tornando a quello che, che, che dicevo prima, il, il fatto di trovare tante squadre che avevano giocatori offensivi molto bravi e molto capaci in spazio aperto e ti porta naturalmente a pensare a, di trovare un modo di attaccare con efficacia, ma allo stesso tempo di, di trovare un modo che nel momento in cui attacchi, tu abbia la forza poi di poter, come dire, evitare di concedere agli altri quello che è il loro, il loro punto di forza, quello nel quale possono essere più. Quindi vuol dire che ci sono giocatori che magari non sono fatti per te e per il tuo gioco questo succede allora, per tutti gli allenatori sì, alla fine che, no, sicuramente ci sono più, che corrispondono più o meno al tuo stile ci sono, ci sono giocatori che con un allenatore rendono di più certo. e, a volte, e a volte rendono di più per caratteristiche e a volte perché con un giocatore magari si crea una chimica un'alchimia che con un altro allenatore quando non so se era settembre ottobre così si diceva che Moffi forse non era un attaccante che poteva giocare con te se è detto questa cosa. Io continuo a ripetere che Mofi me lo tengo volentieri. <ride> e per, per tante cose. Perché, perché comunque è comunque un giocatore che ci dà, ci dà tanto. E ci, ci consente quelle, quelle volte che le squadre vengono a pressarci sì, con più forza. Sì, ma sembra che c'hai un dubbio sul fatto che lui può essere centravanti. No, boh, volte... no nell'ultima partita l'ho fatto giocare da, come punta esterna. Ma perché comunque ha... Come dire, è qualche metro più aperto per cercare di metterlo nelle condizioni di sfruttare la sua, la sua grande velocità e la sua grande forza in campo aperto, quindi è cercare di trovare la collocazione ideale ad una determinata caratteristica. E chiaramente quest'anno qualche scelta un po' come dire, particolare l'ho fatta perché vabbè, da bulka. E Bull Cash Michael, e l'altra scelta particolare penso che sia stata quella di giocare con Yusuf dal da numero 6, perché alla ricerca di una nostra identità e di, una nostra, e di un nostro equilibrio, e chiaramente insomma, qualche scoperta c'è da farla. Quando uno arriva in una squadra nuova, noi analizziamo molto nel dettaglio i giocatori, però chiaramente i giocatori che tu vedi. Eh, lavorare con un altro allenatore mh, in un'idea in un di gioco che non necessariamente mm. è, è simile alla tua, ti fai un'idea e poi dopo però il giocatore tu lo conosci soltanto dopo 10 giorni che, che è con te. Certo. Come capisce le cose, se capisce le cose, se quello che gli proponi eh, può essere familiare e se quello che gli chiedi è meglio capirlo prima che finisca il mercato, così lo vendi se non ti piace. Eh sì, a, a volte <ride> lo puoi fare, a volte no, quindi insomma, ci sono eh, come dire il, il nostro ruolo è un ruolo di come dire di tanti di, di, come dire siamo sempre in continua è un po' come andare in bicicletta. L'equilibrio non è mai statico, l'equilibrio è sempre mm. nell'oscillazione, a volte trovi una buca e quindi devi riuscire a, a riprendere. Dopo l'esigenza di un allenatore dipende anche dalla sua notorietà, quando il Nizza ti viene a prendere. Non è che sei molto conosciuto senza offendere, no, certo no, 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 lo no, sai, consapevole. Quindi, Farioli arriva a Nizza, ma, ma chi è? Quindi ci informiamo. Eh? Eh, non eri l'unico sulla lista di, di, di Florent Ghisolfi. Ehm, come si fa? Come ti viene a prendere? Come vi conoscete? Chi vi mette in relazione? Eh, lui ti conosceva già? So che lui conosce tantissimo di giocatori e allenatori, ma eri ne, nelle sue liste? Ma allora, questo non siamo mai entrati così nel dettaglio. Ci sono due aneddoti. Uno è il fatto di una, di una ricerca a, a proposito di dati statistici, eccetera, eccetera. Fatta eh, durante la stagione e tra, come dire, messi, messo qualche filtro, quindi una squadra che facesse possesso, una squadra che avesse una riconquista alta, eccetera, eccetera. Uno dei nomi che era venuto fuori in questa stagione. Il lista tuo nome è uscito, è uscito perché <ride> fortunatamente in Turchia avevo delle buone statistiche. Uh -huh. e Ma per lui era un po' un rischio perché lui, dopo il Lons, arriva a Nizza. In un, uh, non è solo una società, è un gruppo quindi a quell'epoca non si sapeva neanche se lui aveva tutti i poteri per scegliere l'allenatore e andare a prendere un allenatore come te sconosciuto che stava in Turchia penso che anche per lui non era facile eh? tanto tanto coraggio e, e poi chiaramente il passaggio, il passaggio determinante è stato il, eh, con il mio agente Meissa che ha creato cioè, questa cosa scusa non è anche intrigante tu sei sconosciuto, sei con un agente che è uno dei più conosciuti al mondo. <ride> <ride> come è <ride> e, possibile e questa po cosa? Lì si potrebbe aprire un altro, un altro <ride> interessante aneddoto, perché per come ci siamo conosciuti, io nella mia esperienza in Turchia, eh, come dire, tra le tante cose che c'erano da fare, una di queste era anche provare a portare qualche, qualche giocatore là. E chiaramente non avevamo grandi finanze e quando non si hanno grandi finanze quello che si deve fare è cercare di avere delle buone idee <ride> e a volte delle idee un po' troppo ambiziose come quelle che avevo io e perché andare a prendere giocatori da Mesa non è facile perché ha tanti giocatori di livello alto e chiedendo uno di questi giocatori e, e cercando di spiegare perché fosse Alania Sport fosse il, il progetto giusto e come dire mi sono forse conquistato un pochino di, di credito un po' di quantomeno di simpatia ma scusa eh, non ho capito bene è lui messa in DI che è venuto No 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 sono stato io che cercavo un, un suo giocatore uh -huh. e, e da, portare, da portare in Turchia e, e Un giocatore che era sì, ma quando è così di solito non è l'allenatore che contatta la gente che dice guarda che il giocatore mi piacerebbe se venisse a giocare nella, nella mia squadra Beh sì, noi avevamo bisogno di un attaccante e eh, non è il club, la società sì, che era in quel ah, momento lì. Tu, tu sì. hai detto eh, mi piacerebbe questo giocatore. Detto, ne abbiamo parlato una volta. come dire E chi era questo giocatore? Eh, eh, I segreti che non si possono svelare, no, era Bacuai, ah. <ride> che, che, e Quindi aveva già giocato in Turchia. E, ah, momenti, e tu lo volevi nella tua squadra? Ne, nella nostra squadra? Okay. Chiaramente lui era un giocatore, è un giocatore da squadre top. Ok, eh, sì, ho capito ne, ne, adesso. In quel campionato mm. e, era ancora al Chelsea alla ricerca di una, di una sua sistemazione. E così hai incontrato messa Ai. Eh, e così gli detto... Guarda, tu quando se incontri se qualcuno, subito eh, sì. le persone vogliono lavorare con te. Questo non lo so. <ride> a volte... Ah, è così? No, Arrivi no, a Nizza, beh, fai, no. fai il colloquio, subito ti vogliono a te. No, messa sono... Indiai, che ha tutti i giocatori e allenatori vuole a te che non ti conosce nessuno. <ride> allora, sicuramente il percorso veloce che ho fatto e le tante... E le tante belle opportunità che ho ricevuto, le ho ricevute sempre perché ho trovato delle persone che hanno creduto in me. Questo è certo bravo. Però, ho trovato anche tante persone che non ci hanno creduto, perché eh, comunque. Eh, hai incontrato eh, persone che, non, hai eh, beh, che sì. non hanno creduto in te? Di persone che ne ho incontrate tante uh, eh, in eh, questi chi anni. È? Chi, è? chi è che ha sbagliato così? No, 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 no. <ride> si, fanno, si fanno delle scelte, e, e, e spesso dai no, o dalle critiche, sono anche opportunità per. Come dire, per crescere per fare, per fare dei passi avanti. Poi ripeto, ho avuto la fortuna di trovare eh, persone che hanno creduto in me, che hanno, eh, come ha fatto Missa eh, con Floran, eh, che ha avuto. Credere è una parola importante per te. Sì, eh, la usi molto, tanto, tanto, credere, sì, 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 sì. Eh, per me. C'hai la fede, è, è, tanta? Sì, tanta, sì, sì. Eh, perché alla fine questo eh, se non si. Se non si se non c'è qualcosa che ti muove dentro, qual qualcosa di più come dire, di più forte, alla fine i sacrifici non si fanno. E i sacrifici li fai soltanto se hai eh, come dire, un motore dentro che ti porta, ti porta oltre le difficoltà. E, e la fede, la passione, la, la voglia e la curiosità. Queste sono le cose che, che più di tutti ecco, mi, mi muovono. Vogliamo fare un petit break avec un'intervista express. <ride> visto che ti piace parlare non so se ti piacerà rispondere in modo molto veloce con delle domande un po' imbarazzanti o oh, imbarazzanti ok ah sì perché queste sai sono le domande che non piacciono perché non... adesso ho... un giocatore ah ci siamo un ci... no no fai, fai con calma un giocatore uh, in liga che ti ha colpito in modo positivo che non è nella tua squadra eh? adams mm -hmm. Eh, Un'atmosfera, uno stadio dove sei andato a giocare, dovete piaciuto l'atmosfera dello stadio? Eh, ne mancano ancora tante di, di quelli, mm -hmm. di ambienti caldi, ma penso che il Ren eh, sia stata una, una bella, una trasferta particolare. Il migliore allenatore al mondo? Guardiola. Eh, il migliore allenatore in Francia? Eh, ce ne sono molti. Posso dire, Bielsa è passato dalla Francia si lo puoi dire perché mi fa piacere ma non lo puoi dire perché voglio un nome di quelli <ride> che stanno a... <ride> beh allora diciamo chi è primo in classifica con merito è Luis Enrique eh, se puoi prendere un solo un giocatore soltanto uno al PSG chi prendi? Hakimi mm, non prendi Bappé? Hakimi <ride> E la perché, perché Mbappé è un po' troppo caro per noi, no? Non c'entrano <ride> i soldi, no? no, no. Non c'entrano i soldi. Achimi. Ok. Eh, la migliore squadra di calcio di, di tutti i tempi, eh, ne devo dire due: eh, va bene. Barcellona di Guardiola e il Milan di Sacchi e l'Inter di Mourinho Tre. No, 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 no. no, no per, eh... Non puoi passare <ride> da una all'altra no. così se, se si vero. parla di fede sì, eh, è quella è squadra è lì aveva fede. E dopo i giocatori che stavano in questa squadra, tutti i campioni, con uh, una grinta, qualcosa di particolare. Siamo d'accordo. Anche se non è il gioco che. No, no, mh. chiaramente, però è convincere tu a fare il terzino. E dopo alla fine, mh, questa partita con il Barcellona, forse rimane una, sugli ultimi vent'anni una delle più belle, no? L'andata e sì. ritorno. Mm. Quindi, insomma, siccome è una delle squadre che e ha fatto e trovo sempre molto ingiusto il fatto che dicono che eh, Mourinho ha giocato tutto in difesa, che ha fatto giocare il eh, terzino a sinistra. Il che non è vero, uh, la partita l'hanno giocato quasi in 10 in per quasi <ride> Tutta 80, no, 80, 80 no, 70 minuti sicuro. Mm. Quindi va bene. Uh, hai giocato tu a football manager? No. No, no, di, di giocare al computer Ah no, cioè, il non tempo... Non è tempo. No. <ride> Questo... Mi dice, que, eh, football manager la No, perché sembra che hai una conoscenza del calcio un po' encyclopedique no. e quindi no. che conosci un po' tutti, no. sia allenatori che giocatori che sistemi. No. E... Il co il, eh, Ti sei mai immaginato giustamente manager, direttore sportivo? No. La... no, tu vuoi essere in campo. Per ora sì. <ride> <ride> Les amis, on continue cette interview avec Francesco Farioli, l'entraîneur de l'OGC Nice qui est venu à Paris dans le DR Show parce qu'il veut finir sur le podium et il sait que c'est quand on passe ici euh, qu'on enchaîne les victoires comme Julien Stéphane, qui depuis qu'il est passé dans le DR Show a enchaîné les victoires. Quoi solo sapevi de la <laughs> Et quando <laughs> uno viene qui dopo, non c'è sempre. Mi auguro. <laughs> euh, euh, tu ti aspettavi être si haut en classifica Allora, Avevi degli obiettivi, quando tu arrivi cominci a parlare con Florent, Ghisolfi, fate la squadra insieme, hai spiegato prima che hai messo questo giocatore là, questo là, hai fatto i due o tre movimenti, hai potuto avere delle esigenze sul mercato di prendere un, un, un giocatore? Un... Beh, allora, la cosa con, con Floran, una delle cose... Eh, più belle insomma che come dire che, che una delle esperienze delle prime e anche forse una delle esperienze più belle che abbiamo avuto è il fatto che fin da subito una volta come dire deciso che sarei stato l'allenatore del Nizza e abbiamo come dire cercato di valutare la rosa e ho spiegato perché giocare con una struttura di gioco piuttosto che un'altra perché quella struttura di gioco ci avrebbe potuto aiutare no a ad avere anche una cer un certo tipo di flessibilità ed alcune caratteristiche. E la cosa bella è che con, con Floran, che inizialmente aveva per dire l'idea di continuare a giocare con la difesa 3, e mm. valutando tutto e mettendo tutto come dire, un po' sul, sul piatto, abbiamo concordato, abbiamo pensato che veramente l'idea di poter giocare con eh, due difensori centrali potesse essere una, una buona soluzione. Eh, ripeto, il che hai fatto dopo. Esatto. E, mm. e, in e tu sulla carta inizi 4-3-3. Uh, allora penso che sia una struttura di gioco che rimane una, una struttura. Sì, e, sì, dopo e sì. dopo c'è il movimento. Ci aiuta, ci aiuta ad, a far passare alcuni principi di gioco in maniera un pochino più, più semplice, più lineare, perché rispetto alle posizioni e le contrapposizioni che possiamo ricevere ci aiuta a, come dire, ad immaginare un certo tipo di pressioni e a riconoscere, e a riconoscere come far uscire la palla ed è un, come dire, un, una struttura di gioco dalla quale secondo me è facile partire per poter far passare un'idea e poi ripeto quello che rimane è l'idea, quello che cerchiamo di fare, l'approccio che vogliamo avere e poi in questa idea a volte giochiamo a 4, a volte giochiamo a 3, e andiamo a pressare uomo contro uomo, ci difendiamo con la difesa 5, quindi ci sono poi dentro la, stessa, dentro la stessa partita tante, tante eh, come dire, variazioni e allo stesso tempo dentro la stagione ci sono anche variazioni di, come dire, di sistema di gioco perché eh, contro Auxerre abbiamo giocato per la prima volta dall'inizio con, con la difesa 3, preparandola in 5 giorni e la squadra... Con una struttura di gioco diversa, ha comunque come dire, mh, continuato a cercare di fare le cose che, che facciamo anche quando giochiamo con la difesa 4. Quindi quello che, mh, quello che non cambia mai sono, sono eh, i principi che vogliamo mettere in pratica, quello che poi cambia, che sono i nostri strumenti, sono appunto le strutture, eh, la, la parte strategica della partita, eccetera, eccetera, eccetera. Non hai avuto paura quando sei arrivato e detto, ma io devo giocare con il mio capitano il difensore centrale che ha 40 anni. Preoccupato no, perché le partite dell'inizio le ho viste prima di arrivare qua e comunque... Sì, però lo sappiamo il suo livello, ah, è un, un giocatore con esperienza enorme, però un allenatore non si dice, magari arriverà l'anno in, in troppo. Ah, sì, eh. sì no, beh, quello, quello è normale, e a volte avviene anche prima, non necessariamente avviene a 40 anni. No, la cosa, cosa condante e la cosa particolare è che... E, beh, questo è un altro aneddoto simpatico. Io, insomma, chiaramente, conosco Dante, la, la sua carriera, i, le squadre dove ha giocato, gli allenatori che ha avuto, eccetera, eccetera. Il giorno prima di firmare, eh, mando, chiedo il numero a Floran eh, perché volevo parlare con lui insomma, per, per presentarmi, eccetera, eccetera. Gli mando un audio in inglese eh, per, eh, per chiedergli quando avrei potuto disturbarlo e mi arriva la risposta con un italiano perfetto. E vado a ricontrollare su Transfer Market la, se, se avessi giocato in Italia e quindi insomma questa cosa mentre sta... lo dicevi eh, io stavo pensando ma Dante doveva giocare in esatto. Italia <ride> ed, ed, ed è quello che ho pensato anch'io e, e niente poi come dire anche lì si, fa, si capisce velocemente lo spessore di una persona no? uh -huh. e, beh, parla 5-6 lingue quindi comunque è un ragazzo a sì. prescindere dal calcio di un'intelligenza certo, un sì. enorme e che, ha, e che ha il fuoco dentro quindi fisicamente... È Però avevi bisogno di parlare con lui per sapere qual chiaro, era chiaro, il, chiaro. il suo stato d'anima. Sì, 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 no, eh, lui di, gran, di, grande, come dire, di grande entusiasmo, di grande voglia, di, di partecipazione. E ripeto, a volte le parole sono parole, poi uno lo vede allenare e, e alle parole si trova un corrispettivo importante durante, durante la settimana. La, in, la stagione inizia, e i risultati sono buoni. Però uh, giustamente si parla solo dei risultati del Nizza. Quando abbiamo sentito che tu dovevi arrivare, ovviamente, quando ci siamo informati, abbiamo detto: Vabbè, oh quindi è un allenatore che si presenta come una persona molto intelligente, eh, che ha lavorato con dei zerbi e che il suo gioco che si è visto in Turchia era entusiasmante. Eh, quindi, ovviamente, dobbiamo vedere il spettacolo, il che non si è visto sulle prime partite. Uh, ti dicevo che avevamo i dibattiti nella trasmissione con, con Johan e Thibault, i tuoi avvocati, e io gli dicevo ma io non ho dubbio che lui sia un allenatore intelligente, che lui il suo gioco si è visto prima, se Florent Ghisolfi ti ha chiamato io lo conosco, Florent è una persona intelligente che vuole che la sua squadra ha un'identità, eh, che fa un bel gioco, quindi sicuramente sarà così. Però per ora io non lo vedo e lui mi diceva ah, ma perché ci sono state un po di polemiche intorno a, intorno a questa cosa diceva, ma io sono, sarò pronto quando, <coughs> quando vedo il nizza che mi comincia a entusiasmare e lo dirò però per ora non io mi annoio quando vedo il nizza non so se l'avevi sentito che dicevo questo e... me li hanno mandati mi sembra che Johan diceva sì però lui per ora sta lavorando piano piano forse già dal modulo difensivo per dopo sicuramente fa crescere la squadra per uh, offrire tutto il potenziale e la tua riflessione mm -hmm. beh, allora, ha lavorato bene il tuo avvocato in quello che sì. dicevano? beh eh, sì penso di sì però <ride> il, no, allora, noi sinceramente la nostra settimana di lavoro mediamente è eh, il 75 anche 80% di che cosa fare quando noi abbiamo la palla e quindi per, per questo dicevo che tanto della nostra solidità difensiva è quando il pallone ce l'abbiamo noi. Mm -hmm. Ok, e quindi so che è una cosa un pochino particolare da, da, come dire, da associare, però è veramente credo che una squadra sia cioè il paradossalmente è il momento peggiore per offrire un'occasione un all'avversario quando hai la palla tu. E non è difficile fare la, di la fase difensiva quando, quando la palla ce l'hanno chiaramente gli altri, il problema è sempre il momento di quando la palla è 50-50, quelli sono i momenti nei quali la partita per gli spazi che si creano e per, e per la situazione di non controllo che c'è rischiano di portare la partita in una direzione piuttosto che un'altra. La, nostra, la, nostra, la mia volontà è, era quella di arrivare qua e di cercare di, di fare in tutte le partite di essere la squadra che andasse in campo con la voglia di prendere il controllo della partita e per prendere il controllo della partita chiaramente si ha bisogno del pallone, e si ha bisogno di sapere che cosa fare quando abbiamo il pallone e si deve sapere bene che cosa fare quando il pallone lo perdiamo e non è più nostro e quando il pallone non è più nostro noi abbiamo due tre cose che sono per noi importanti uno è quello di cercare di riconquistarlo immediatamente quindi avere una forte reazione sulla palla persa e la forte reazione sulla palla persa la si fa soltanto se si hanno tanti giocatori intorno alla palla. Per avere tanti giocatori intorno alla palla abbiamo bisogno di, di come dire, la palla di lavorarla un po', perché chiaramente se si va in soltanto in avanti, quindi con forzando il passaggio in avanti, la squadra naturalmente tende ad allungarsi perché, perché avanti, 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 con i giocatori dietro non riesce ad accompagnare. E e se tu vai avanti, 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 perdi la palla nel momento in cui tu ti allunghi e quando gli altri riconquistano poi ti giocano in mezzo e come la palla va veloce in avanti, ancora più veloce torna, torna indietro. E tu hai notato che piano piano gli altri cominciavano a studiare il tuo gioco e per esempio si è visto che c'era una pressione un po' più particolare su uh, Yusufo, su Dante, per bloccare un po' i giocatori che lanciavano il tuo gioco, hai notato sì. che certi avversari cominciavano a dire ah, inizia gioca così, cerchiamo sì, di fare sì. il pressing là, là. Beh, sì, come, come noi guardiamo tante partite. Sì, è ovvio, però Pff, anche gli altri lavorano e lavorano tanto. Certo, eh. sì. Quando è che l'hai notato tu, più o meno subito. che le, le partite cominciavano a no, cambiare no, un po'? Cioè, subito, perché cioè, noi la prima partita abbiamo giocato contro Fonseca, eh, un allenatore... Per me è eccezionale, sì. e ho grandissimo rispetto e stima per lui, e Insomma, è, è stato un battesimo per me, e comunque non semplice. Io abbiamo giocato contro la sua Roma eh, quando era Sassuolo ed era una squadra che giocava bene, che aveva idee molto chiare e il suo Lille adesso è allo stesso modo. E Ripeto, non c'è stata una partita di queste 20 che ho fatto, ma mi permetto di dire, di tutte le partite che ho fatto da allenatore, una partita nella quale ho avuto la sensazione che la partita fosse facile o che l'avversario non l'avesse preparata, sinceramente non ce l'ho mai avuta, perché tutti da competitori quali siamo vogliamo vincere e tutti cercano di, di metterti in difficoltà sempre. E, sul fatto che ogni tanto il gioco possa essere sembrato lento o un pochino macchinoso, è perché la, il nostro modo di giocare è una, come dire, una eh, reazione a quello che gli altri fanno. Quindi avendo tanti possibili scenari di gara in testa, noi poi dobbiamo essere bravi a capire che tipo di partita l'avversario vuol fare, e sulla base di quello, trovare le, le risposte giuste. E quando trovi una squadra che ti aspetta un pochino più bassa, l'ultima cosa da fare è dargli la palla velocemente. E quando si trova un muro, ci sono. Quattro strade per, eh, per poterlo affrontare. Uno è cercare di sfondarlo, l'altro è cercare di aggirarlo e l'altro è cercare di scavalcarlo. E quello che noi cerchiamo di fare solitamente è di sicuro non sfondarlo perché, come ho detto, se uno butta la palla velocemente avanti, velocemente allo stesso modo torna indietro. Questo potrebbe essere il gioco di Mofi: cercare non... lo spazio e buttargli la palla. Sì, ma se lo spazio te lo tolgono. Mm. È perché, se una squadra si difende più basso, quello spazio dietro non c'è più. Sì. E quello che abbiamo cercato di fare in tante partite è quello di aggirare. E per aggirare, ovviamente, servono conoscenze, serva, serv serve eh, grande consapevolezza perché in ogni passaggio c'è un messaggio, in ogni controllo c'è un'intenzione un, un rispetto a quello che vuoi fare. E quindi insomma il far, il far pensare 11 giocatori insieme, come dicevo, come dicevo prima, non è, non è mai facile. E in quello che facciamo noi, un controllo o un passaggio fatto sul piede destro o sul piede sinistro... E cambia completamente la dinamica della gara e mh, il vantaggio che riusciamo a creare giocando e che si crea cercando di fare il, il calcio che facciamo noi è, un, come dire, è uno spiraglio che si apre in un, in, per un secondo e che se riesci ad, ad ottimizzarlo ti dà grande vantaggio se quel secondo lo perdi chiaramente gli altri si, si risistemano e quindi ecco è tutto eh, come dire un... Eh, abbiamo secondo me dei margini enormi ancora di miglioramento, mm -hmm. ci sono tantissime cose sulle quali eh, stiamo lavorando, continuiamo a lavorare, che dobbiamo ripetere, alcune cose dobbiamo migliorare, alt altre le dobbiamo eh, completamente cambiare, però ripeto, quello che secondo me abbiamo fatto fin dall'inizio è sicuramente un, come dire, un, di essere eh, propositivi e di essere coraggiosi, perché quando uno decide di avere la palla è comunque un calcio... Come dire, che ti espone a tante certo. responsabilità. E hai e... notato che le altre squadre la palla alla fine non la vogliono tanto? Perché giustamente c'è questa moda, in, un po' in tutta Europa, al gioco di transizione, e specialmente in Ligue 1 con questi giocatori che sono veloci, che magari ti dicevano: ah, Tieni la palla, se la vuoi, te la teniamo, e, e noi ti aspettiamo. Perfetto, e chiaramente questo è come dicevo prima: ognuno fa quello in cui crede, ognuno fa quello in cui. Eh, pensa di avere il vantaggio ma maggiore e, 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 sono, e sono sempre delle, come dire, eh, io ho, ho grande rispetto di, di, di chi fa un calcio diverso, chiaramente se devo guardare una partita oggi guardo più volentieri il Brighton magari di, di qualche altra squadra perché è normale che, come dire, riconosca qualcosa di un po' più familiare, guardo più volentieri eh, mille altre squadre che, che, come dire, mi stimolano un pochino di più, però come detto prima. Si vince in mille modi e si perde in mille modi e eh, una cosa della quale sono sempre curioso è di, di chi fa cose diverse, perché lo fa, e come hanno pensato di preparare la partita contro di noi e perché, e perché in quel modo là, perché alla fine si cresce come, come dicevo prima eh, avendo voci diverse, avendo stimoli diversi. Hai risentito un orgoglio particolare di vincere a Parigi? Ma è stata una I serata... I tuoi tifosi sì, <ride> sì. no, no. Allora è stata una serata sicuramente un, un bel ricordo, un, una bellissima serata per, anche per il modo poi in cui abbiamo eh, fatto la partita, approcciato la partita. E, però a dire la verità non, non è stata la, come dire, la partita che più di tutti mi ha... Cioè io quest'anno ho, ho, ho avuto la fortuna in questi primi sei mesi di avere tante belle... Belle emozioni, tanti bei ricordi. E forse uno di. Stavi dicendo che forse non è la partita dove si è visto di più il tuo stile? No, è stata una partita. Ma no, no. Ripeto. Perché io l'ho detto, questo? Che non, è, che non è stata una partita. Con... No, no. Che, che ho detto che al di là della vittoria okay. bella, anche eh, forse non è proprio in questa partita che si deve cercare il ah. tuo stile. Beh, sì, allora, se, se, chiaramente contro una squadra del valore del Paris Saint-Germain è difficile avere il 70% di possesso palla. Eh. Poi, quello che abbiamo fatto quando non abbiamo avuto la palla, secondo me è assolutamente nella nostra, cioè in quello che volevamo fare, abbiamo riconquistato tanti palloni alti, abbiamo, mm -hmm. avuto, abbiamo fatto una pressione forte accettando tante situazioni di, come dire, di, di campo aperto con giocatori. Ti ha detto qualcosa Luis Andri che alla fine... Avete scambiato sì, due o tre parole? Sì, sì, abbiamo scambiato due o tre parole e che in detto? un italiano perfetto per eh sì, lui c'è stato benissimo. In Italia, sì. No, è stato un signore, un signore. in che senso? Nel, nel raccontarmi come aveva preparato la nostra partita, e delle cose che gli erano piaciute, le altre, lui ti ha raccontato come lui ha preparato la partita sì, contro il l'Insel? Sì, che aveva visto tante partite nostre e un altro aneddoto, su, a proposito di quanto di quanto gli allenatori lavorino nel preparare le partite, noi avevamo fatto contro di loro una, una, un rinvio dal fondo campo, e che era una cosa insomma, che avevamo fatto una volta in una, in, nella seconda o terza amichevole che abbiamo fatto a luglio. E, e quando abbiamo preso questa disposizione un pochino diversa, lui in un attimo è saltato in campo dicendo... Stanno facendo quella cosa che abbiamo visto di una partita di, di, di due mesi prima, una amichevole estiva che non so neanche come ha trovato le immagini. Quindi, ripeto, le partite si preparano, cioè lavoriamo tanto noi, ma, ma lavorano tanto anche gli altri. E, e ripeto il, il fatto che un allenatore del suo, del suo spessore sia andato così indietro a, a ripescare una cosa. Una cosa fatta, insomma, la dici tanto del rispetto con il quale ha preparato la, la partita e l'attenzione. Quindi, ripeto, io di questo sono andato io a, a complimentarmi, ovviamente, per, per la sua storia, per quello che ha fatto. E lui ti ha fatto i complimenti per la partita. Per la partita e, e, e io gli ho fatto i complimenti perché ho detto da un allenatore del, tu, del tuo spessore, del tuo livello, che tu sia andato così lontano a ritrovare un'immagine un e un esempio, wow. Ti ha fatto piacere. No, ha fatto piacere. O meglio, avrei preferito di no, perché magari avremmo <ride> fatto gol. Però mi ha fatto piacere nel, 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 nell'attenzione che ci certo. ha messo nel prepararlo. Come si gara. si difende su Mbappé? Eh! Con Todibo! <ride> <ride> ci si difende con, eh, con chiaramente con giocatori forti. Eh, perché se non hai giocatori forti fai fatica a difendere. forti in che senso? Forte, veloce, giocatore intelligente, giocatore in grado di reggere il duello e poi con tanto sacrificio da parte di tutti, perché quando vai a Parigi eh, sai che c'è bisogno di, come dire, di mettere qualcosina in più tutti, che c'è bisogno di una corsa in più, di un raddoppio in più. E che quando Ma questo vuol dire che preparare una partita eh, dove di fronte nella squadra c'è Mbappé? significa che a un certo punto si, si deve parlare sempre di questo giocatore fuori classe nella preparazione? Noi, noi le partite le, le prepariamo ch chiaramente eh, come dire, per Mbappé non c'è bisogno di, di fare un'analisi individuale del giocatore perché il giocatore lo conoscono tutti e quindi si conoscono le caratteristiche, si conoscono il, la suo, il suo straordinario talento eccetera eccetera noi quello che facciamo è cercare ogni partita di prepararlo nello stesso modo perché è un campionato che ha tanti valori, chiaramente Mbappé è il giocatore migliore del mondo, quindi non, stiamo parlando di un, di, un, di un giocatore che fa. Però prima hai detto che tu prendi Akimi. Eh, prendo Akimi, perché per me nel, nel suo ruolo è un giocatore, <ride> è un giocatore unico, è un giocatore <ride> che ha delle caratteristiche eccezionali. Anche Mbappé, assolutamente. Però Kimi <ride> per me è un giocatore. A proposito, se tu hai Mbappé nella tua squadra, dove lo fai giocare? eh lo devo allenare prima, <ride> No, eh, penso che l'utilizzo che ne sta facendo Luis Enrique sia un utilizzo intelligente perché lo fa partire un pochino più largo, lo porta dentro utilizzando Vitigna eh, che dà l'ampiezza sulla fascia destra e in alcune partite lo utilizza come riferimento davanti quindi è un giocatore che Però è sempre più pericoloso. Quando parte dalla, dalla fascia per entrare, sì, che lui, è nel lui nel ruolo diciamo, lui, di un falso nuovo. Sì, eh, lui, 9. Lui, lui deve partire da, da centro sinistra, probabilmente è l'angolo di campo che lo, lo favorisce di più. Non, non completamente largo, non completamente centrale, in quella zona là. Torniamo al Nizza. Obiettivi eh, sono ehm, degli obiettivi di risultati: sapere dove finirà il Nizza in classifica. C'è obiettivo anche de del gioco, del divertimento che mh, si proverà guardando il Nizza. Eh, suppongo che siamo solo all'inizio della storia di Farioli a Nizza, no? C'è ancora Beh, tanto da vedere. Eh, come ho detto prima, c'è tanto lavoro da fare, tanto, tanto, tanto. E sul, eh, sugli obiettivi in termini di risultato, da dalla mia prima conferenza eh, si è parlato di, di riuscire a trovare un piazzamento europeo e quindi questo è l'obiettivo che c'è dall'inizio della stagione, quindi top 6 più ovviamente il potenziale settimo posto in caso di eh, Europa. Eh, Ma ti avevano avvertito che in Ligue 1... Eh, si arriva non facilmente, ma che le sorprese esistono per stare in zona Champions League. No, no, ecco, ma non soltanto in zona la Champions La Ligue 1 ha questa particolarità che puoi arrivare in zona Champions nell'anno giusto perché c'è sempre un diciamo un grosso, una, una, una società no. big che, che fallisce. Sì, eh, la, la Ligue la, la, la grande difficoltà, almeno per quella che è stata la nostra esperienza, non c'è stata una partita... Vinta, stravinta, sono state tutte partite. Mm. Cioè abbiamo avuto l'opportunità di vincere contro Parigi, Monaco e, e abbiamo vinto altre partite e, mh, soffrendo e comunque e con, come dire, con, pochissimo, con pochissimo scarto. Perché, comunque, è un campionato che per organizzazione, e per valori individuali dei calciatori, tutte le squadre ti possono mettere sempre in difficoltà. Um, a Nizza, delle star non ci sono è un altro lavoro, un altro mestiere gestire uno spogliatoio dove ci sono delle star per esempio il PSG quando uno eh, ha il discorso che tu hai con ehm, eh, la fede che hai nel tuo gioco, nel messaggio che, che vuoi trasmettere si dice così che quando ci sono giocatori li abbiamo visto in questi ultimi anni a Parigi gli allenatori che venivano Tuchel mi ricordo che aveva detto qui si fa più politica allenamento di una squadra di calcio questa cosa tu ancora non l'hai vissuta eh, beh, ho, ho vissuto... prima o poi ti succederà cioè te, te lo auguro grazie de, no? dell'augurio <ride> no, eh, allora io penso che diciamo, nel, nella mia piccolissima esperienza ho comunque vissuto Situazioni un pochino chiaramente diverse, però io se faccio il confronto alle, delle, del mio primo anno eh, da allenatore, io ho lavorato con un giocatore che ha fatto la finale di Coppa del Mondo ed è stato capitano di Messi, e ho lavorato con giocatori che avevano fatto Premier League, tanti anni di Serie A, eh, quindi comunque giocatori come dire, che per me erano, erano superstar e mm -hmm. quindi eh, io penso che l'approccio per certi versi sia un pochino lo stesso. E di grande umiltà perché e tra... là ti servirà um, eh, la psicologia insomma, le cose che hai studiato come la filosofia ah, allora, così ti aiuteranno io, io, a, a no, creare un rapporto con i giocatori allora, la, la, tornando alla, 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 ai miei studi io l'unica cosa che veramente penso di essermi portato dietro da, dai miei studi perché adesso se tu mi chiedessi qualche titolo di libro o qualche e riflessione più profonda su alcuni autori, magari fare fatica a darti la risposta corretta. E quello che ed è il motivo per il quale ho voluto fare filosofia all'università è perché, ripeto, essendo una persona curiosa eh, mi piace farmi le domande e, e farmene tante, quindi, questa è la cosa che, che mi sono portato dietro e spero che sia la cosa che mi, porti, mi porterò anche avanti poi nei prossimi, nei prossimi anni e credo che in ogni spogliatoio e soprattutto quando si, ha il percorso, si fa un percorso come quello che ho fatto io quindi entrando diciamo dalla porta di servizio no perché non avendo una carriera da calciatore non avendo un background e un, un, un nome che ti dà una certa attualità uno questo sta... te lo sei portato come un complesso o mai come una sfida come una sfida eh, cioè... ah, perché sai che qui in Francia eh, parlare se non sei stato in campo prima non è che è una cosa che la gente ma, ma non so, capisce ma non so bene. Eh? in Francia, è così in Italia. È, così... è Ma diciamo in... che in Italia, allenatori che non sono stati dei campioni, che non ha giocato a alti livelli, ci sono. Cioè, per esempio, abbiamo parlato di Sacchi prima. Sì. Se lui eh, nell'86 sì, sì, quando sì. arriva non è eh, eh, come dire, sostenuto come lo sì, è stato sì. da, da Berlusconi, da Galiani. Non ce la fa con Van Bassen, Gulit, certo. così. No? Eh, beh, allora io penso... Quindi lui ha creato un movimento magari. Sì, però un movimento molto... Che qui in Francia su non, su non su... esiste. Eh. Tu lo sai che con il tuo percorso in Francia non puoi allenare? Ma, non è possibile. Ma in Italia è lo stesso? Io su... mm, non penso. Io i patentini che ho preso da allenatore li ho presi perché ho lavorato all'estero e dall'estero ho potuto fare corsi in Italia. Se fosse rimasto in Italia probabilmente il patentino UEFA Pro lo avrei preso a 40 anni forse, lavora pur, lavorando ah, in pur lavorando in serie A già da, da tre anni, quindi comunque mm. è un sistema un pochino complicato perché c'è un punteggio che devi, che devi soddisfare e quindi, insomma, non, non Ma lo trovi normale o no questo, allora, questa beh, cosa che per, ne pensi? per me questo mh, chiaramente non sta a me giudicare, credo che eh, cioè, l'accesso alla possibilità di studiare debba essere un pochino più, come dire, disponibile per tutti, perché eh, credo che sia giusto che tutti abbiano l'opportunità di, quantomeno, di avere eh, di andare all'università, no? E quindi questa per me è la, cosa, è la cosa più importante. Poi dopo alla fine, chi decide eh, non, non è il foglio o il o il pezzo di carta che uno riceve, alla fine comunque si devono convincere delle persone a darti un'opportunità e, e questo poi è quello che deve che è quello che fa la differenza, quindi secondo me sul fatto di avere più allenatori come dire, che abbiano l'opportunità di, 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 di accedere ad alcuni, eh, alcuni passaggi di formazione, credo che possa essere una cosa interessante. Ecco. Um, se mi devi spiegare che cos'è un, un allenatore che fallisce, un allenatore che riesce, e qual è il, il, il risultato in questa storia dove, dove si mette? E non voglio essere ripetitivo, ma per me la parola credere ritorna a trovare una sua, a una sua centralità. Se, uno, se un allenatore, io penso che il, come dire, il successo di un allenatore, il successo o l'insuccesso di un allenatore, sia, dal mio punto di vista è misurato soprattutto su questo, se si riesce a far credere ai propri giocatori, e in in delle cose in cui stiamo facendo, sì, ma non, so, non ci sono solo i giocatori, ci sono uh, sì. i dirigenti, no, i tifosi, sì. devi trascinare tanta Tutto. gente nel tuo fatto di credere. Però la, la prima credenza è dentro, eh, mm. è de chiaramente, con la società. Io dico per dentro, tutte le persone che parcheggiano la macchina dentro il centro sportivo. Sì. se si riesce a far credere, se tutti riusciamo a credere, non, non soltanto perché poi a volte. Ecco, un fraintendimento è che si debba credere in un'idea che l'allenatore porta. A volte l'idea, uno va con delle idee e durante il percorso questa idea cambia, matura, si evolve, e si evolve perché si ricevono stimoli, perché a volte i giocatori che hai a disposizione ti danno stimoli per, per, far, per modificare la tua idea. E però poi l'importante è che quella che diventa la nostra idea, è quella, per quella si deve andare fino in fondo e secondo me il successo o l'insuccesso si basa soprattutto su questo su... hai un piano di carriera? Sì, o dico... ce l'ha per te Messendiano? <ride> no que in, que in, que in, quello in quello è bravissimo e ed è già stato bravo insomma in, in questo primo anno insieme a, a disegnare una traiettoria che perché i giocatori loro hanno un piano di carriera tu sei giovane il la verità è che anche quando si firmano cinque anni di contratto il nostro contratto eh sì. so sono tre settimane quattro <ride> E Quindi questo è, è il mio piano di carriera. Sei troppo giovane per chiederti eh, qual è il segno che tu vuoi lasciare alla tua età? <ride> ma io penso che il, il no, no, ma il, in realtà la risposta c'è, ed è, quel, è la motivazione che tutte le mattine mi porta al campo eh, con, con carica, con voglia, che, è, ripeto, quello di, di aiutare i miei giocatori nel continuare a spingere, nel continuare a dare tutto. E e di sognare insieme di, di poter raggiungere qualcosa di importante. Ci Chiudiamo con la seconda intervista Express. Andiamo. Puoi bere un po' d'acqua. <ride> beviamo un po' d'acqua. Perché ho l'impressione che in questa seconda intervista Express qualche domanda ti darà un fastidio. Sei pronto? Va bene. Dov'è <ride> il bottone per saltare la domanda? <ride> il giocatore che ti ha... Eh, colpito di più a nizza da quando sei arrivato sempre in modo positivo che non ti aspettavi eh. no, il, beh, il giocatore che sono rimasto come dire che, che mi ha stupito per la sua eh, intelligenza a tom luce e adesso nelle ultime partite ah, si è ritagliato un, un bello spazio eh, sempre a nizza il giocatore che tu pensi che avrà una grandissima carriera che forse lui ancora non lo sa. Jeremy Boga mm -hmm. che ha già una grande carriera ma che per il potenziale che ha credo possa... Il club dei tuoi sogni. Inizia. No, 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 eh, no, questo no, lo no, sapevo, no, ma no. lo sapevo che dovevi rispondere no, così. Ma, ma non è, ma non è ma no, ma ripeto, se dico che le, le, tutte le mie energie so, su, lo sono so, per mezzo, so, 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 non, so. non posso andare avanti so. oltre a quello. Ti credo. Su quello sicuro. Il, più, il tuo più grande difetto, ce n'hai dei difetti? Uh. <ride> qui, qui vale la risposta multipla. No, no è... ma nell'ambito de, del tuo lavoro magari... Sì, sì cioè... è, lì è, la, è lì che c'è la lista lunga. No, è l'ossessione per quello che faccio. Sì, un po' ossessionato. Una domanda che quando me la fanno a me la odio, ma te lo faccio lo stesso. Messi o Ronaldo? Messi. Anch'io. Non mi piace quando mi fanno questa domanda, ma rispondo sempre a messi. Sì. Perché? È Express, ma mi fermo un attimino su no, questa domanda. Perché, perché perché è il giocatore a, non, a, a cui non c'è da insegnare niente. Perché re, respira il calcio. Conosci Marco Verati? Sì. Che lo sai che non gioca più? Lo prendi a Nizza? <ride> Io lo prenderei volentieri. <ride> e dove lo fai giocare al posto di chi? Ah, un post, no, un, un, no, un, no, no, un no, no, no. Non metti fuori Yusuf per farlo giocare <ride> davanti alla tua difesa. Che hai detto che lo metto a posto, di Yusuf. E dove lo fai giocare? Qua, I giocatori forti non, non, trovano sempre un ah, suo, sì? un suo spazio. Cioè, vorrei proprio vedere <ride> con la sua condizione fisica. Non so, io discoteca a Nizza non li conosco. Quindi neanche io. Perché eh, io conosco 100. Se lui viene, <ride> non ti preoccupare, che conoscerà ce eh, A proposito, inizia com'è? Ti piace? Mi piace molto. Hai trovato il ristorante italiano sì, giusto? Sì, sì, ce ne sono ah, due o tre che, uh -huh. che sono i, i pochi posti nei quali eh, come dire, vado la sera... Ah perché in Toscana si mangia bene? Sì, eh. sì eh, ma anche a Iza. Sì, ma non come in Toscana. Bah. Anche questo non lo puoi dire, no, no cose diverse, però <ride> si, man si mangia bene. Co come vedi, non mi faccio mancare no, un po' di stiletto. il ti... calcio, guarda che diplomazia! Se l'Italia e... ha bisogno di qualcuno, non ci puoi andare. Sì, e poi nel, nel, nel caso peggiore, i miei, i miei genitori hanno un ristorante, quindi posso, ah sì, quindi dove è posso... tra, tra Firenze e Siena. Ah. E quindi... tu sai fare qualcosa? Eh, il cameriere <ride> eh, No, no l'ho fatto, ma anche recentemente eh, perché quando. Eh, L'ultima volta che sono stato da loro, tre anni fa, eh, vacanze di Natale. Eh, un cameriere si è sentito male. E il giorno te. di Natale, e che cosa si mangia di buono dai tuoi? Eh, tante cose del, del, del posto, della tradizione. Qual è il tuo piatto preferito di pasta eh, per uff. iniziare? Eh, ce ne sono mh, le lasagne, mm -hmm. le lasagne. E la Fiorentina come secondo, no? È quello che è un classico. Un classico. <ride> <ride> Mio nonno era macellaio Quindi, anche da quel una ah, grande tradizione di, di cibo Sibolo. Allora, Equinare sì, sì, a sì, casa. Sì, <ride> sì, 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 sì. <ride> Dai, per finire qualcosa su, sulla Ligan. Eh, cosa ti è, ti è piaciuto? Non piaciuto, eh, gente che hai incontrato? Perché per, hai scoperto un mondo nuovo? Sì, sì, sì sicuro. Mm. Allora, ho trovato. Eh, Tanti allenatori, ripeto, che, come dire, eh, di, di valore, perché alla fine, ripeto, tutte le settimane <ride> ci rompiamo la testa a cercare di capire cosa Però dobbiamo fare. Però ho visto le, la lista degli allenatori che, che ti piacciono, eh, un allenatore francese non c'è, neanche Deschamps. Deschamps. Non conosco, no, no perché no, Deschamps è stato, è, stato, è stato allenatore della Juventus in un anno particolare, ha fatto grandi cose, eh. mondiale con la Francia. Tra gli allenatori, diciamo che Però non hanno... è il nostro stile, dai. No, semplicemente che gli allenatori con i quali una storia dice... di gusti, come dicevi prima. No, gli allenatori con i quali sono cresciuto sono stati diversi, ma questo <ride> non vuol dire che, che non ci sia posto per allenatori francesi <ride> per ispirarmi. Mm. Grazie. Grazie. di essere grazie venuto a, a Parigi. La Elle a la seconde, c'était le deuxième numéro du, du DR Show. Après Julien Stéphane, c'est maintenant Francesco Farioli qui va rentrer à Nice et qui va gagner tous ses matchs. Parce qu'une <laughs> fois qu'on passe ici... On gagne tout le temps. Vous savez que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de l'After parce que ça continue, parce que vous pouvez suivre l'After sur YouTube et que et je vais vous donner rendez-vous pour le troisième. D'ailleurs, euh, si vous voulez nous proposer euh, des noms euh, que vous avez envie de voir ou sur ce fauteuil ou en visio parce qu'on fait également en visio. Francesco, il a voulu venir à Paris et c'est Ah qui voit tout, qui vient et qui ti piacerebbe che invito. Bielsa Ah no, <ride> questo sarebbe troppo. Cioè, guarda, mi Perché... piacerebbe, ma lo sai ma che sarebbe... lui non dà mai un'intervista? Eh, eh, pro pro proprio per questo, proprio per questo che sarebbe no, bello. No, no, no no, oh. no, no, no. no, Lui mi dirà di no, mi devi dire un altro. E allora invita il mio mentore <ride> mettici me. in relazione. Va bene, ci proviamo. Mi piacerebbe molto. Ci proviamo Va bene. Grazie. grazie, bye bye. Ciao, Turmo.